Amici Mas, benvenuti di nuovo nel canale Kanko Kanaiki. Grazie del vostro sostegno, siamo arrivati a 14.000. Yeah! Come direbbe, se riesco a trovare il suono lo metto. Comunque sì, siamo arrivati a 14.000, tutto merito è vostro. Grazie alla comunità, grazie a tutto il sostegno che date. E, ovviamente, per chi non lo avesse ancora fatto, mettete un like sotto al video e iscrivetevi al canale, che è fondamentale, perché così che riesco a capire che quello che sto proponendo, gli argomenti piacciono, e ringrazio a tutte le visualizzazioni che mi date, ringrazio a tutti i sostenitori e coloro che si sono abbonati già al canale, perché il vostro sostegno aiuta affinché io possa produrre molto più materiale di quello che normalmente potrei. Ricordate, il canale esiste, perché ci siete voi, capito? Non è perché ci sono io. E ringrazio quindi tutti quanti. Allora, l'argomento di oggi è un argomento che mi è stato richiesto. Allora, ci sono due argomenti che sono stati richiesti per registrare oggi. Quindi, se ho la stessa capigliatura, il stesso vestiario, vuol dire che lo sto registrando oggi. Ah, sì, sono anche gli occhiali, perché ormai sono diventato vecchio e devo avere gli occhiali. Per quanto concerne, allora, sono due argomenti, tra cui uno su Jigoro Kano Sensei. E poi l'altro su Yusuke, ok? Quindi, che sarebbe il samurai di colore che visse in Giappone nel XVI secolo. Quindi sono due argomenti. Oggi tratteremo il samurai Yusuke e da lì riusciremo ad analizzare un po' della storia giapponese. Nel prossimo video invece parliamo di Jigoro Kano Sensei, ok? Grazie ancora e ci vediamo tra qualche secondo per il video. Non è che è finito qua, eh? Dopo la sigla, sì, ci vediamo. Vai. Ai, Onishimasu. Sono sempre il vostro amico Songyun Devi Cho, maestro del Kanku Kanaiki, Hidden Menkyo del Dai to Ryu. Poi ho il settimo Dan, quindi tra la traduzione. Hidden Menkyo è una traduzione di ottavo Dan. C'ho il settimo Dan dell'Hokusai e dell'Endas, e un sesto Dan di Aikido dell'Endas, ok? Allora, e poi sono storico, un amante degli animali, un amante della tecnologia, eccetera, eccetera. Una persona qualsiasi, questo per dirvi. I gradi, i titoli, eccetera, eccetera, sono importanti? Sì, per quando ci si presenta, ma nella realtà sono relativi, perché è quello che riesco a dare alla comunità che ha valore, non i titoli, ok? Quindi sono una persona qualsiasi che si è messa davanti al video più di 4 anni fa e grazie a voi sta andando avanti facendo crescere questo canale e questa comunità. Allora, la cosa interessante è che molti di voi mi chiedono argomenti, alcune volte ho gli argomenti già pronti, altre volte non ho l'argomento pronto. Quindi, ovviamente, a seconda di cosa io abbia, riesco a fare il video. No, non sono onnisciente, capito? Lasciamo ad altri questo compito di essere onniscienti. Mentre invece, per quanto mi concerne, quello su Yusuke, che di cui vi consiglio di andare a vedere anche il cartone animato, si potrebbe finire così, su Netflix, che è stato fatto molto bene, ovviamente molto romanzato, perché purtroppo le fonti che abbiamo non sono tantissime. Se una persona va a fare una ricerca online, non sono tante, a meno che non vada a leggersi i diari e le lettere che il gesuita Alessandro Valignano scriveva a Matteo Ricci. Ci sono delle cose molto importanti che vi consiglio di andare a vedere, per chi ha la possibilità, per chi ha tempo, per chi vive a Roma, eccetera, eccetera, gli archivi presso la Propaganda Fide oppure presso gli archivi dei gesuiti. Lì trovate tantissime cose. Io ho dovuto, diciamo, tra virgolette, dovuto fare le mie ricerche nel periodo dottorale, quindi ho affrontato le lettere di Valignano, perché sono importanti, perché raccontano attraverso queste lettere un periodo storico che se no sarebbero state molto più relative. Vi ricordo che il Giappone, abbiamo tantissime fonti primarie molto interessanti e importanti, però il confronto e il raffronto tra le fonti primarie giapponesi, tra cui per esempio le lettere di Toyotomi Hideyoshi verso la sua moglie,
oppure verso la madre, oppure i vari resoconti che vengono lasciati, di sicuro vengono arricchiti, perché bisogna sempre fare un confronto e raffronto con quello che i gesuiti e i mercanti portoghesi, spagnoli e olandesi riescono a lasciare nel territorio. Quindi queste, solo col confronto tra varie verità si ha una singola necessaria informazione attraverso cui si può fare eventualmente la storia, ok? Questa è una cosa fondamentale. Allora, comunque sia, come vi dicevo, è molto romanzato, però vi consiglio comunque di andarlo a vedere e, come sappiamo, è da qui che nasce il discorso della richiesta. E ringrazio chi me l'ha fatto perché ovviamente è stata un'ottima idea, perché va a corrispondere col periodo in cui moltissimi giovani si avvicineranno alla cultura giapponese, non attraverso Shogun oppure Ghost of Tsushima, non riesco mai a definirlo per bene perché in coreano lo chiamiamo in un'altra maniera, Ghost of Tsushima, che sono stati, diciamo, un input, ma soprattutto adesso Assassin's Creed, che è una serie che da quando ero io ragazzo aveva iniziato, Assassin's Creed parlerà proprio di Yusuke. Quindi è molto importante comprendere che è un periodo in cui la cultura giapponese sta riaffiorando all'interno della cultura generale, perché abbiamo molti stimoli per quanto concerne la cultura giapponese in giro, ok? Quindi anche coloro, amici miei, coloro di voi che hanno i dojo giapponesi, perciò tendenti alle tematiche giapponesi, mi raccomando, sfruttate l'occasione per attirare più persone possibili, più giovani possibili ai vostri dojo. Però state sempre attenti a non dare informazioni fuffa. E spero, ovviamente, chi segue il canale non lo fa più, non lo fa assolutamente. Mentre invece purtroppo ci sono molte persone che continueranno a dire di essere dei samurai e vi ringrazio per il video sui samurai perché io l'avevo fatto in maniera ironica, non avrei mai visto così tante visualizzazioni, però effettivamente è vero, non siamo samurai, perciò è una cosa bislacca. Però sfruttando che se riusciamo a dire, ma anche parlo del mio dojo pure, se riusciamo a far capire a questi giovani che quello che hanno visto è un gioco, ma la tradizione, la cultura giapponese esiste nel nostro dojo, una cultura seria, vedrete che avremo tanti altri allievi, ok? Comunque sia, di Yusuke sappiamo che è probabile che sia di origini Makua. Questo lo dice di sicuro Alessandro Malignano, infatti mi ricordo che ne parlava in una lettera che scriveva a Matteo Ricci prima del suo arrivo in Giappone, che è stato nel 1579. Quindi Mukwa che cos'è? Makwa, scusate, Makwa che cos'è? È una stirpe di popolazione del sud, se guardando la mappa, sud-est dell'Africa, del continente africano, vicino al Mozambico, al nord del Mozambico, nel territorio del continente vero e proprio africano. La carnagione è molto scura, le persone sono molto alte. Infatti, Yusuke viene ricordato da Matsudaira Ietada, ok? Qui c'ho gli appunti, ragazzi, perché non è che si può memorizzare tutto. Da Matsudaira Ietada, Matsudaira, ossia un parente del futuro shogun Tokugawa Ieyasu. Allora, perché Tokugawa e Matsudaira sono due cognomi differenti, ma erano nella realtà all'inizio lo stesso Tokugawa Ieyasu era un Matsudaira e dalla famiglia Matsudaira, che è il clan principale, lui, quando non vi erano degli eredi diretti, prendevano il clan Tokugawa, adottava qualcuno dei Matsudaira per poter diventare il prossimo shogun. Idem con Patate. Dal clan Matsudaira venivano scelti i vari daimyo che erano vicini, per quanto concerne dei feudi, vicini al potere centrale dello shogun. Quindi non era raro che un Matsudaira diventasse daimyo di, per esempio, di un territorio come poteva essere l'Aizu, ok? Anche se Aizu è di origine Matsudaira, ok? Quindi Ietada Matsudaira racconta di quanto fosse scura la pelle di questa persona, che
che aveva accompagnato Valignano in questi viaggi. Valignano ovviamente era arrivato in Giappone per poter importare dentro il territorio giapponese il cristianesimo. Ovviamente noi sappiamo dalle fonti che i gesuiti hanno avuto molti problemi in Giappone, motivo mentre in Cina si era sviluppato al punto tale che solo successivamente avranno dei problemi grossi, soprattutto col comunismo, in Giappone la problematica non era solo riguardante i protestanti che arrivavano dall'Olanda, per esempio, bensì la problematica dei gesuiti a diffondere il cristianesimo stava nel fatto che aveva nemici sia tra coloro che appartenevano al cristianesimo spagnolo cattolico, coloro che appartenevano al cristianesimo portoghese, perché tra i due non andavano d'accordo, perciò bisognava sempre fare in modo che non litigassero tra di loro, ma non ascoltavano i gesuiti. E nel contempo i gesuiti, vi consiglio di vedere anche il film Mission, che è un capolavoro, ok? Lì si vede come i gesuiti vengono trucidati, ok? Quindi, tornando a noi, i gesuiti avevano la tendenza a mischiarsi tra la popolazione e diventare parte, accettare la cultura della popolazione, osservare, fare loro. Quindi tendenzialmente la metodologia del gesuita non era quella di un colonizzatore, come altresì, a seconda del modo di leggerlo, era successo per esempio in altri territori dove gli spagnoli e i portoghesi avevano colonizzato, ok? Per esempio nelle Filippine. I gesuiti tendevano ad accettare e ascoltare, cosa che per esempio ai domenicani, altra confraternita legata al cristianesimo cattolico, non andava a genio. Quindi erano una guerra continua con i domenicani, una guerra che si protrarrà successivamente quando molti cristiani verranno cacciati via, verranno spinti verso le Filippine, parlo dei cristiani giapponesi. Si protrarrà anche nel territorio filippino, quindi è una situazione molto difficile. Perciò, quando Valignano arriva, cerca di importare la cultura cristiana, la religione cristiana, seguendo le metodologie che avevano imparato, che avevano sviluppato in Cina, soprattutto grazie a Matteo Ricci. Ovviamente, la presenza di questo gigante africano. Perché in media i giapponesi saranno stati alti, se non mi sbaglio, tra 1,40 m e 1,50 m, forse anche di meno, sotto ai 1,40 m alcune persone, ok? Perciò una persona che arrivava a 1,90 m era un gigante, gigante totalmente di colore. Queste persone ovviamente rimangono scioccati da questa presenza, oppure. Questo Matsudaire Ietada ovviamente era un feudatario di Ieyasu Tokugawa. Quindi ovviamente rispondeva a Ieyasu, ma nel momento in cui Ieyasu Tokugawa si unisce a Oda Nobunaga si accorge di questo gigante, che non aveva avuto dei ranghi importanti fino a quel momento. Dobbiamo comprendere l'idea di Oda Nobunaga. Nobunaga era una persona dove la meritocrazia valeva tutto. Secondo lui non importava in quale rango sociale eri nato. Ovvio, Oda Nobunaga nasce dal rango principale di una famiglia di daimyo, di signori della guerra, feudatari, che erano signori feudali, scusatemi, feudali, che avevano ottenuto un territorio e lo possedevano da tempo immemorabile. Però lui, nella sua visione, lui diceva: se una persona come Hideyoshi, che in futuro diventerà Toyotomi Hideyoshi, oppure Akechi Mitsuhide, che sarà colui che lo assassinerà, sono persone utili, non importa se Akechi appartiene a una famiglia di samurai, perciò dei Bushi, o se Hideyoshi appartiene agli Ashigaru, perché il padre di Hideyoshi era un Ashigaru, un contadino coscritto sotto la guida di Oda Nobunaga a combattere. Poi, col tempo, Hideyoshi si fa notare e diventa anche generale, vedete la meritocrazia?
Ovviamente, successivamente, quando Toyotomi Hideyoshi prenderà proprio il titolo di Taiko, perciò un titolo imperiale, non potrà diventare Shogun perché gli altri non avrebbero accettato comunque sia le tradizioni, perché solo i Bushi potevano diventare Shogun, eccetera, eccetera. Hideyoshi cerca comunque di nascondere il suo passato, quindi si inventerà varie cose, come se lui fosse stato di famiglia, cercare anche di farsi adottare dai vecchi shogun, ok? Pertanto si sentiva anche in vergogna e in mancanza di, come le persone che hanno acquisito tanti soldi, ma non avendo il titolo nobiliare si sentono in mancanza di quel titolo e cercavano di sposare anche qui in Italia le proprie figlie o i propri figli con chi era nobile per ottenere il titolo. Oppure oggi nel 2024 ci sono molte persone che sono ricchissime ma magari non hanno studiato e cercano di maritare la propria figlia con una persona che invece ha dei titoli universitari XYZ e da lì poter dire ok, abbiamo anche la cultura dentro, capito? Ci sono delle cose che purtroppo chi no, sente la mancanza nonostante abbia tanto cerca sempre di ottenere e Hideyoshi è stato così, inventandosi anche il cognome Toyotomi. Comunque sia, lui, Oda Nobunaga, tornando a lui, riesce a riconoscere la potenza e l'abilità di questo guerriero, di questa persona, a cui avevano dato il nome Yusuke. Questa persona, poi successivamente dimostrerà di essere anche un abile combattente, a parte il fatto che, ora questo è un canale comunque dedicato al Budo, al Bushido. E Budo, Bushido e alle arti marziali in generale. Sappiamo tutti che una persona molto alta, 1,90 m in confronto a 1,40 m, puoi avere l'arma che vuoi a meno che non hai un'asta e sei abilissimo. La natura ti dà, se è un peso massimo, ti dà anche la lunghezza, devasti chiunque. Quindi Oda Nobunaga pensò: io me lo prendo, lo toglie a Toyota. Ieyasu Tokugawa glielo toglie, anzi lo toglie a Matsudaira Ietada, lo toglie e se lo prende per sé, invece di farlo diventare un servitore, lo fa diventare un samurai, lo trasforma in samurai, al punto tale che se utilizzassimo le terminologie che poi successivamente verranno utilizzate, lui diventa un Hatamoto, una persona capace di portare le due spade. Per quanto concerne le due spade, ho fatto il video la settimana scorsa. Andatevelo a guardare perché ha avuto un grande successo anche quello. Vi ringrazio e vi darà un'idea per quale motivo si portavano le due spade, i samurai portassero le due spade. Quindi lui è il primo straniero effettivamente ad ottenere il rango di samurai, l'uomo che serve, una persona vicina e per giunta guardia del corpo di Oda Nobunaga, anche prima del famoso Adams Williams, ok? William Adams, scusate, William Adams, ossia colui che diventerà nel film, nei libri di Clavell, Black Thorn, se non sbaglio, Black Thorn. Quindi diventa prima di lui un samurai, un Hatamoto, se utilizziamo questo termine. Affascinante, affascinante. Ovviamente la storia di questo guerriero Yusuke è particolare perché affronterà varie battaglie insieme al fianco di Oda Nobunaga, al punto tale che anche i giapponesi ormai riconoscono la sua presenza. C'è un film dedicato a, mi sembra, La farfalla e la spada che trovate su Amazon. È un film dedicato, molto romanzato, alla vita di Oda Nobunaga. E giovane e successivo fino alla sua morte nell'incidente di Honnojo, ok? Che sarebbe il tempio in cui lui morì perché Akechi Mitsuhide lo tradisce, ma questo ne parliamo tra qualche secondo. In quel film noterete che viene accennato Yusuke, quindi anche i giapponesi oggigiorno ne parlano, non è che è una cosa soltanto del periodo LGBTQ più. O delle parità dei diritti che all'improvviso si crea questo personaggio di colore. Il personaggio è esistito veramente, anche i giapponesi lo ammettono e lo accettano, ok? A parte il fatto che ci sono tantissime fonti che ne parlano. Comunque, io ho parlato dell'incidente di Honnojo, sappiamo che
Oda Nobunaga, da un certo punto di vista, governava con un pugno di ferro il Giappone che aveva conquistato, al punto tale da non aver remore ad umiliare i suoi sottoposti. Il caso di Akechi Mitsuhide è un caso in cui viene sia umiliato, ma nel contempo questo Akechi vuole vendicarsi di Oda Nobunaga perché Oda Nobunaga aveva costretto Akechi a mandare in ostaggio la propria madre, la madre di Akechi, affinché si potesse gestire un feudo, ok? Un feudo tra virgolette alleato. Nell'attimo in cui decide di fare delle azioni che non starò qui a raccontarvi perché sennò il video diventa di 30, ore, e già penso che siamo sopra i 20, la madre di Akechi viene assassinata. Viene assassinata perché ovviamente l'ostaggio viene uccisa perché ovviamente Oda Nobunaga non rispetta i patti. Akechi questa cosa non gli andò a genio. Quindi nell'attimo in cui Oda Nobunaga si prepara ad una guerra e insieme alle sue guardie del corpo si va a dormire vicino a Kyoto in questo tempio, Honnō-ji, Akechi sapendo che non aveva molte truppe attorno a sé, perché Oda si sentiva sicuro nel suo territorio, ok? La guerra praticamente stava conquistando tutto il Giappone, a parte i nemici più esterni al territorio centrale, lui aveva conquistato tutto e aveva troppa fiducia nei suoi sottoposti. Akechi attacca il tempio e Oda Nobunaga fa l'atto del seppuku, ossia del rito di suicidarsi, ok? Suicidarsi pur di non consegnarsi al nemico e farsi umiliare. Sembrerebbe che la testa venisse nascosta, alcuni dicono che sia stato Yusuke, altri dicono che siano stati altri suoi sottoposti. Comunque la testa non viene mai trovata, né tantomeno il corpo, perché l'incendio che divamperà durante l'attacco sarà al punto tale che non ne rimane praticamente nulla del tempio, ok? Yusuke comunque si riesce a salvarsi e riesce a portare con sé il figlio Nobutada, se non mi sbaglio, sì, Nobutada, Oda Yodo Nobutada, riesce a salvarsi insieme a lui e a fuggire fino a che Akechi li catturano e Nobutada è costretto anche lui a fare seppuku, ok? Era un bambino, cioè, oggigiorno definiremo bambino, quindi non viene umiliato e portato in trionfo, ok? La cosa interessante sta nel fatto che Yusuke non viene ucciso. Non viene ucciso perché Akechi pensa che sia un animale, una bestia, questa era l'idea sua, e lo salva, ok? Lo salva e lo rimanda tra i gesuiti. E da lì sembrano che le fonti, a parte la parte romanzata, finiscano lì. Da quello che mi risulta invece, sempre da attraverso Valignano, pare che durante le varie battaglie lo stesso Yusuke avesse salvato varie volte Akechi, lo avesse salvato durante il combattimento, quindi c'era un rapporto di no, non di amicizia ovviamente. Beh sì, comunque sia di gratitudine verso questa persona. Nell'attimo in cui viene catturato e lui combatte, l'immagine che vediamo per esempio dell'ultimo samurai viene un pochino ripresa anche da questa storia da un certo punto di vista. Ossia quando Algren viene catturato durante la prima battaglia con i samurai e i samurai, lui viene accerchiato e viene salvato perché ovviamente il comandante, colui che diventerà l'ultimo samurai, dice agli altri di non ucciderlo. Idem con Patata è successo per Yusuke che ha combattuto fino alla fine per proteggere il figlio del suo signore, perché la mentalità era proprio tutto si può dire tranne che Yusuke non fosse veramente un samurai, ok? Seguiva il suo codice, aveva imparato a seguire questo codice. Quindi l'attimo in cui Akechi lo cattura, decide di non ucciderlo probabilmente per una gratitudine precedente, ok? E lo consegna ancor prima che arrivasse Hideyoshi, gli facesse guerra, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa importante da comprendere. Alcuni dicono che Yusuke abbia avuto una famiglia e dei figli. È presumibile, presumibile perché
durante il periodo di Oda Nobunaga, comunque sia, si parla del 1500, dal momento in cui arriva, poi viene notato, cioè intorno agli anni 80, alla morte di Oda Nobunaga, che è del 82, ovviamente. In quei anni è plausibile che Oda, per tradizione, lo abbia legato a qualcuna, però non abbiamo fonti certe su questo. Infatti le cosiddette foto ritocco che sono state fatte grazie al AI o IA, intelligenza artificiale, sono fake, non c'è nessuna fonte che parla di moglie e figlio. Fatto sta comunque sia che il breve periodo in cui è stato in Giappone Yusuke, perciò dal 79 all'82 o qualche anno dopo, ha comunque lasciato un segno al Giappone, che questa è la cosa più importante, ok? Grazie di essere stati qua, è stato un video molto storico, quindi magari ad alcuni può aver annoiato, spero di no, perché sto cercando di darvi più video storici possibili, perché così che diamo un po' di apertura mentale, culturale a tutti coloro che hanno un dojo di tipo giapponese, tradizione giapponese. E per quanto concerne la cosa, ovviamente vi ringrazio di cuore, iscrivetevi al canale mio e quello di Sushi Sensei, che è importante. Probabilmente aprirò anche un altro canale dove, che ne so, magari cucinerò piatti tradizionali. Vi ricordo che comunque si sta avvicinando la data importante del 23 giugno 2024 a Scandicci, Firenze, dove io per la prima volta dopo tanti anni insegnerò in Italia, nel continente, e ci saranno altri famosi maestri. È stato organizzato dal famoso maestro Simone Ciardini Sensei, e quindi sarà un momento bello. Sono praticamente 6 ore di allenamento la domenica del 23 giugno. E sarà molto molto interessante. Saremo assieme e porterò dei pensieri a chi appartiene, cioè è iscritto al canale, dei pensieri. Non so se farvi una maglietta o se farvi un diploma, porta qualcosa. Ovviamente siete tanti, spero che siate tanti, quindi faremo un'estrazione e darò i regali con tanto di foto a coloro che verranno. Grazie ancora, ci vediamo nel prossimo video e domore che tosmo sta.